C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Noi come obiettivo ovviamente abbiamo sempre quello del risolvere i problemi dei cittadini, quindi rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, quindi metteremo a disposizione del sindaco, anche nella città capoluogo, questa nostra capacità di attrarre il consenso, questo nostro rapporto privilegiato con gli elettori, lo metteremo a disposizione ovviamente di tutta l'amministrazione per riuscire ad incidere con ancora maggior forza all'interno di questa compagine amministrativa. Il nostro ruolo ovviamente è di vicinanza sempre, di condivisione del progetto politico di Francesco Lupo, ma non mancheremo, anche in virtù del consenso che abbiamo dimostrato, non mancheremo di fare delle dovute osservazioni nel caso in cui ce ne fosse bisogno per far valere il nostro peso politico, sempre a beneficio ovviamente dei cittadini, se qualcosa non dovesse andare come noi vogliamo vada, sempre ripeto nell'interesse dei cittadini. Quindi ecco, dal punto di vista politico la disamina è chiara, il successo di Fratelli d'Italia è un successo incontrovertibile del quale tutti dovranno tenere conto. Per quanto riguarda invece, quindi continuo a ringraziare Isabella Dotto per il risultato che ha rafforzato la sua posizione, per quanto riguarda le questioni meramente amministrative lascerei quindi la parola ad Andrea Berello, che è il nostro capogruppo. Grazie Vincenzo Forte, grazie a tutti voi che siete presenti qui oggi. Una di queste criticità è emersa allorché appunto è uscita questo tentativo di diffusione tra AIM e AGSM, che di fatto snatura AIM e crea, diciamo, presupposti affinché non ci sia più un controllo diretto, quindi un senso di protezione nei confronti dei cittadini da parte dell'ente pubblico. Io ho cercato di analizzare l'affare AIM da più punti di vista. Innanzitutto con gli occhi del cittadino che vede in AIM un senso di identità, un cittadino che è fidelizzato da anni come consumatore e che crede in AIM, crede nella bontà dei suoi servizi, nella qualità dei suoi servizi, ma soprattutto non ha mai messo in discussione la condizione di vantaggio nei confronti di un fornitore che comunque dà tutte le dovute garanzie. Ho guardato l'affare IM anche con gli occhi dell'imprenditore, quali sono, quindi mi sono posto delle domande, tenuto conto che comunque IM, come tutte le imprese private, è nel mercato, il mercato si deve adeguare, ci sono delle dinamiche che cambiano e cambiano molto rapidamente, il 2020 sarà un passaggio importante, questo però non vuol dire che necessariamente si debba correre verso una direzione impauriti dal fatto che non si possa affrontare in maniera diversa gli eventi, quindi il mercato che cambia e muta. L'imprenditore Andrea Berengo diciamo, suggerisce ai vertici del nostro partito alcune osservazioni, i vertici del nostro partito accolgono subito questa richiesta mia di aiuto, nella consapevolezza che ogni bene pubblico debba essere tutelato e curato nella maniera migliore. Per quanto riguarda invece l'amministratore Andrea Berengo, guarda AIM con gli occhi del buon padre di famiglia, che deve innanzitutto avere un senso di protezione nei confronti di un bene che comunque crea identità all'interno della città e tra i cittadini. Mai mi permetterei di pensare che un bene comune possa essere utilizzato da chi che sia per un interesse personale, quindi assolutamente la manifesta intenzione da parte del nostro gruppo consigliare di trovare una soluzione alternativa a quella che si è prospettata, che di fatto vede AIM sin dal primo passaggio con la fusione AGSM
perdere comunque quella, quella potestà, quella, quella forza e quel potere decisionale che comunque le appartiene, oggi le appartiene e che comunque tutela soprattutto il cittadino. Abbiamo avviato una serie di consultazioni, dicevo, con i vertici del partito per cercare di capire quale possa essere una via alternativa a quella della fusione. Stiamo lavorando tutti i giorni, io qui ho una valigia piena di appunti che mi sto prendendo anche per cercare di capire bene, di fare un quadro generale della situazione. Proporremo nelle prossime settimane la possibilità di condividere il nostro progetto, di integrarlo, consapevoli del fatto che un'operazione come questa non può e non deve essere un'imposizione della maggioranza, ma deve essere condivisa il più possibile, perché si tratta di un bene importantissimo per la città e per i cittadini. Volevo solo aggiungere una cosa su quello che Andrea, dal punto di vista politico, ovviamente la questione è la questione è una questione molto importante. A noi quello che interessa fondamentalmente è non ripetere ciò che è avvenuto con la Fiera di Vicenza, cioè evitare che si ceda un patrimonio a beneficio di proprietà di tutti i cittadini della città di Vicenza, un patrimonio che garantisce servizi ai cittadini della città di Vicenza, senza poi poter mantenere il controllo di questo patrimonio che viene fuso in una sovrastruttura più grande. E non è detto che un domani, se il mercato lo richiede ancora, possa fondersi una struttura a sua volta ancora più grande. Quindi quale sarebbe poi il peso decisionale di Vicenza in questa partita? Quindi stiamo studiando, come diceva Massimo, delle soluzioni alternative, perché la cosa più importante è fondamentalmente continuare a garantire un patrimonio dei cittadini di Vicenza che non vada disperso, come è successo fondamentalmente con la fiera, che non vada disperso quel patrimonio e che si continuino a garantire servizi ai cittadini. Quindi se ci sono le esigenze di mercato che impongono che per garantire dei migliori servizi bisogna fare alcuni tipi di operazioni, che queste operazioni vengano fatte salvaguardando però il patrimonio della città di Vicenza. Quale potrebbe essere una strada nel concreto, anche se abbozzata? Ma ne stiamo valutando alcune. Quella più facilmente percorribile sarebbe quella di creare una nuova società dove le partecipate del Veneto, i grossi player del Veneto, possano confluire in parti uguali, contribuendo in parti uguali, e questa potrebbe essere un'alternativa molto valida. Ognuno mantiene la propria identità e diciamo porta i suoi asset all'interno di un gruppo più importante, però in un rapporto paritario, in un rapporto che vede AIM alla pari di tutti gli altri player. Eventuali scompensi economici potrebbero essere saldati cash, tanto per non c'è un caso, FCA con Renault, FCA vale di più, 2,5 miliardi vengono saldati cash, oppure, no, tanto per capire insomma. Oppure se si ritiene che AIM sia un problema, no, a quel punto la si mette in vendita, come si mettono in vendita tutte le altre aziende, si ricava del denaro per capire, che può essere comunque utilizzato per la città. Grazie. Queste due alternative, insomma. Comunque siamo contrari all'operazione, a posizione di minoranza, così come si sta portando avanti. Su questo sicuramente lo possiamo dire in maniera chiara. Domanda. Lo state dicendo a noi perché lo facciamo sapere al sindaco, o lo avete già detto al sindaco e avete già iniziato un confronto? Questa è la nostra posizione politica, è una posizione politica pubblica, quindi anche il sindaco deve saperlo, deve avere una conoscenza, quindi sulla base di queste nostre posizioni andremo al sindaco. Quindi questa è la prima volta in cui esternate a confrontarci per quanto riguarda il futuro appunto della nautica, anche altre realtà che ci sono. Partecipiamo all'amministrazione con il nostro peso, che oggi come livello è ancora più importante, quindi è giusto confrontarsi sempre perché noi abbiamo sempre un obiettivo appunto quello di garantire i servizi ai cittadini, di garantire insomma risposta adeguata alle esigenze dei cittadini. Quindi se riteniamo che alcune operazioni possano creare in qualche modo, se non gestite adeguatamente, un documento agli interessi cittadini, noi interveniamo e facciamo presente la nostra posizione e quindi cerchiamo di trovare una mediazione sempre in maggioranza, sempre con il rispetto dovuto alle posizioni della maggioranza, ma facciamo sentire la nostra voce senza appiattirci insomma su decisioni assunte da altri. Questa è la nostra posizione e quindi la faremo valere. E di questo dialogo può scoppiare?
dialogo non spoviale, il dialogo non è soltanto non spoviale, ma sono tante altre multitudini che si rientrano in gioco. Quindi questa operazione dovremo vedere insomma come si concretizzerà e in base agli elementi che avremo poi capiremo quanto peso avrà AIM. Cioè la cosa importante non è a spoviare piuttosto che un'altra multiutilis, la cosa importante è capire AIM che peso avrà in questo tipo di operazione, quello è il dato importante, non tanto i partner con i quali ci andremo a confrontare. Quindi dal punto di vista politico a noi interessa capire qual è il peso e se manterrà un peso AIM e quali vantaggi, ma soprattutto quali svantaggi potrebbero derivare da questo tipo di funzione. Cioè in sostanza OIM conta qualcosa, certo, o tanto vale la pena venderlo, altrimenti, come la fiera, non conta niente, certo, e non c'è più neanche il valore corrispondente. Questo nell'ottica non solo, sì, no, no, è un passaggio fondamentale, non solo nell'ottica del consumatore, ma anche nella tutela dei dipendenti. Ma anche del patrimonio, perché oggi la fiera non vale, cioè teoricamente, cioè praticamente non vale. Dei lavoratori, degli accordi fatti con i lavoratori, una serie di questioni poi accadute ovviamente. Per inciso, no ad una fiera 2, ecco, questo sì, sì. Allora, per ribadire. L'unico gioiello di famiglia che è rimasto. Stavo ragionando su Humus, chiedo all'assessore Dotto che è presente in giunta, il tema è emerso in giunta, è un tema di confronto che il sindaco ha condiviso? Certamente sì, è una tematica fondamentale che è stata affrontata in giunta, questo è ovvio. E lei ne sa qualcosa di più? Camera Caretanti, sì, in giunta se ne è parlato. Ah, ok. Però lei appunto è esponente del Fratelli d'Italia che oggi sporta una... La penso esattamente come appunto ha palesato il mio partito, chiaramente a cui faccio parte, e condivido appieno i ragionamenti che sono stati fatti fino a poc'anzi. Noi non possiamo permetterci il lusso di perdere quello che è rimasto, l'ultimo gioiello di famiglia, che è AIM.